Ed eccoci di nuovo insieme, saluto e ringrazio Pasquale Di Ferdinando dell'Associazione dei Consumatori Robinhood. Buongiorno, ben ritrovato Pasquale, è sempre un piacere ritrovare un amico. Pasquale Di Ferdinando è reduce da un giro notturno dalle 4 di questa mattina per la città di Teramo con tanto di documentazione fotografica per aggiornarci sulla situazione almeno a Teramo capoluogo, e poi cercheremo di capire qual è la situazione neve anche per quanto riguarda l'entroterra, la costa e la Val Vibrata, perché ricordiamo che sta nevicando ancora? Adesso c'è proprio una bufera. Una bufera in corso, che... sì. Diciamo molto sinceramente è la prima volta che vedo a Teramo, perché in genere sono quelle bufere che si vedono in montagna, insomma, quando tira il vento che alza il polviscolo e quindi crea gli accumuli. Quindi è la prima volta, per quanto mi riguarda, che la vedo a Teramo, insomma, questa cosa. L'avevano annunciata però, avevano detto che sarebbe stata una nevicata con bufera e poi il ghiaccio. Infatti io stamattina quando sono arrivata in TV le strade erano già ghiacciate. Sì, il problema più grande questa mattina è aprire gli sportelli della macchina perché hanno ghiacciato. Pasquale Di Ferdinando però non si fa scoraggiare, ovviamente. Se possiamo vedere dalla regia le foto che sono state scattate, così vediamo anche qual è. È anche un panorama bello da vedersi. Sì. Come diciamo, la fortuna di oggi è che è festa e che dunque la gente non è costretta ad uscire di casa. Infatti per andare. Non ho incontrato nessuno. Una città molto, molto bella. E questa foto è significativa perché dà il senso dello spessore. Quindi ho detto una ventina di centimetri. Una decina di centimetri, sì. Questo è il Duomo. 10 centimetri, però questa è una situazione alle 4 di stamattina. E quindi la situazione è andata avanti. È andata avanti perché appunto adesso c'è in corso, mentre veniva giù, c'era la Madonna delle Grazie. Della, sì, ma sono pochissime foto perché appunto non c'era tanta neve e quindi non sono stato ispirato. Poi ho fatto un giro, diciamo, alcune vie principali sono state spazzate dallo spazzaneve e diciamo in buona sostanza il resto della città non va detto che gli spazzaneve sono all'opera. Io ne ho incontrati due venendo al lavoro. Sì, le vie principali, cui... sì. Sì, le vie principali. Visto anche qui sono... mentre venivo nella sì. TV c'era proprio la via principale, quella di Colle Parco, era già stata oggetto di intervento. Con l'atterrato. Questo è tra l'altro un quartiere molto popoloso, per cui insomma le strade vanno liberate anche per dare la possibilità alla gente di uscire. Poi Teramo, come abbiamo sempre detto, non è una città pianeggiante, per cui ci sono diverse, a parte le frazioni, certo, ma anche diversi quartieri in alto, come ad esempio... parte con l'atterrato, con le parco in particolare, dove se le strade non vengono pulite difficilmente si sale e si scende anche con i mezzi, con i mezzi attrezzati. Una perturbazione che ha colpito tutto il territorio provinciale, il pericolo principale è quello del ghiaccio. Il comune ha assicurato che ci sono le scorte di sale a sufficienza. Provenienti dalla Sardegna. Dalla Sardegna? No, questa volta non ho chiesto spiegazioni dalla località di provenienza. Il sale però va messo quando le strade poi vengono, cioè non va messo sopra la neve, per cui credo che non appena le strade verranno liberate, appena si comincia a formare il ghiaccio, insomma, sì, si può fare anche un'azione preventiva, nel senso di buttarlo prima in modo particolare in alcune zone dove magari c'è questa cosa, però insomma, ecco, certo, appena si puliscono le strade si deve buttare il ghiaccio subito dopo la neve. Allora, subito dopo. Vabbè, Pasquale, noi la mattina ci risiamo. La difficoltà mattutina di collegare la testa alla parola. Con Pasquale Di Ferdinando ci permettiamo anche delle battute perché c'è un'amicizia di vecchia data. La neve è arrivata nel periodo suo, insomma, anche se è arrivata all'improvviso, nel senso che fino alla scorsa settimana avevamo anche temperature. Sì, ho visto quasi primaverili. L'anno scorso è piovuto nello stesso giorno, la prima pioggia c'è stata nello stesso giorno dell'anno scorso, c'è stato quest'anno, sì. Quindi c'è stata questa strana coincidenza. Sulla neve non c'è questa coincidenza, insomma, il tempo suo, tu sai che sono favorevole alla neve, alla stagione invernale dura. Anche perché se non nevica poi ci sono delle conseguenze d'estate. C'è bisogno del grano, insomma, l'ambiente ha bisogno della neve, ha bisogno anche del freddo. Perché il freddo ammazza appunto insetti, batteri e così via. Quindi diciamo sono felicissimo di questa cosa, so che me ne tiro dietro tantissime, però. No, però ricordiamo, tu sai benissimo che io non sono una grandissima appassionata di neve, o meglio, sono appassionata di neve, però dove la deve fare, in montagna, dove non crea disagi. Però questa volta è arrivata in un periodo in cui la gente è a riposo, ci sono ancora le festività natalizie, per cui ben venga anche in città. Abbiamo visto delle immagini davvero suggestive oggi, anzi il mio consiglio è di mettersi degli scarponi e di girare a piedi la città di Teramo, che è piccolina e che è imbiancata, è davvero molto suggestiva. Noi abbiamo in collegamento telefonico il nostro collega Luigi Prosperi, che ci aggiorna sulla situazione in Val Vibrata. Luigi, intanto buongiorno, qual è attualmente la situazione
situazione lì. Buongiorno Dorotea, allora è tornato a nevicare da qualche minuto, io sono come tu sai a controguerra, è ricominciato a nevicare proprio qualche minuto fa. La particolarità di questa, insomma, diciamo, tornata di neve è legata però al fortissimo vento gelido che ci si è abbinato praticamente un po' in tutte le zone della Val Vibrata nel pomeriggio di ieri, a partire insomma da mezzogiorno in poi i fenomeni nevosi sono stati proprio abbinati a questo vento forte che ha creato in alcuni punti insomma delle zone di piccola difficoltà, però direi che tutto sommato poi insomma grandi disagi anche nelle zone interne della Vibrata non ce ne sono state, tranne nel momento in cui insomma la precipitazione ricominciava e quindi ricominciava in maniera molto molto forte ed era difficile anche guidare. Io ho girato delle immagini che poi ho messo anche in rete, credo che ce le abbiate anche queste già sono però tu il giro l'hai fatto ieri fino ad una certa ora ieri sera, per cui la situazione adesso sì, è andata avanti, insomma ha nevicato ancora stanotte. Durante la quanta notte neve c'è dove ti trovi tu adesso? Allora, qui parliamo di un centimetro circa, un paio di centimetri circa, non di più, però di nuovo l'orizzonte è molto chiuso, ma la particolarità è che è chiuso proprio dalla costa, anche se poi, per quello che so io, insomma, sulla costa di neve non ce n'è granché, se non insomma, una spruzzatina, giusto per dare quelle immagini un po' suggestive di bianco, mi sono informato anche stamattina prima di fare questo collegamento con te. Però insomma siamo nell'ordine Luigi? Dei pochi centimetri. Come? Le temperature? Temperature in questo momento ho davanti proprio il misuratore di temperatura del municipio di Controguerra che segna meno 3. Però chiaramente insomma parliamo di anche presto, qualche grado sotto lo zero, è prestissimo, io sono qui da circa mezz'ora e siamo più o meno su questo livello. Sulla costa verso le 22 c'erano ancora però 4 gradi sopra lo zero e poi nel corso della notte insomma c'è stato moltissimo vento con problemi di ghiaccio. Credo che questa mattina, almeno sulle zone interne, la problematica principale sia proprio quella legata al ghiaccio e alla neve ghiacciata che potrebbe creare qualche difficoltà. Credo che insomma poi la situazione sia peggiorata, soprattutto tornando verso l'interno, perché insomma come sai poi le temperature si abbassano ancora di più e la neve rimane più facilmente sulla strada. Grazie Luigi, se ci sono degli aggiornamenti mentre siamo in diretta ci puoi contattare. Dunque abbiamo sentito dal collega Luigi Prosperi, buona giornata, l'aggiornamento dalla Val Vibrata e dalla costa. Sta nevicando come era stato ampiamente annunciato, però la situazione è gestibile in Val Vibrata. Un paio di centimetri di neve, sulla costa probabilmente saranno imbiancate le spiagge, immagino, ma le strade saranno sicuramente percorribili. Occhio però, e lo ricordiamo ancora una volta, al pericolo ghiaccio, perché il vero pericolo di questa ondata di maltempo è il ghiaccio, perché le temperature, come avete sentito, sono sotto lo zero, per cui anche le strade che non sono bianche possono essere ghiacciate. Assolutamente sì, è una buona notizia anche per i nostri operatori della montagna. Diciamolo, Antonio Riccioni festeggiano. L'abbiamo letto anche in rassegna stampa che hanno proprio festeggiato e ovviamente hanno accolto con positività l'arrivo della neve, perché finora la stagione sciistica non era partita. Assolutamente sì, anche perché noi abbiamo questa siamo un po' esposti a est, per cui quando arriva diciamo la neve dal mare nevica e di conseguenza questa situazione determina una differenza rispetto all'altro versante, perché noi abbiamo il Gran Sasso che ci blocca le perturbazioni che vengono dall'altra parte e di conseguenza le blocca, e quindi avremo molto probabilmente una situazione di innevamento per quanto riguarda tutte le aree montane che ridanno verso l'Adriatico, diversa rispetto alle altre, quindi diciamo se uno vorrà sciare dovrà venire per forza in provincia di Teramo. Scusatemi, sono un po' campanilista, insomma.
Allora, è una cosa nota. E a proposito comunque dei Prati Tivo, c'è la buona notizia di qualche giorno fa che la Regione, oltre a dei fondi stanziati per il piano neve della provincia di Teramo, ha stanziato ulteriori 15.000 euro destinati proprio ad hoc per la strada dei Prati di Tivo. Dunque, in teoria, speriamo anche in pratica, anche se dovesse fare il nevone, con questi fondi ci sono i mezzi necessari per poter spazzare la neve dalla strada e arrivare agevolmente ai Prati di Tivo. L'altra notizia positiva è che domenica dovrebbe tornare il sole, per cui fino a sabato fa la neve, le strade vengono spazzate e ai Prati di Tivo si potrà andare tranquillamente a sciare domenica con il sole. Esatto, poi diciamo il fatto che ci siano temperature basse consentono agli battineve di abbassare la neve, poi con il ghiaccio appunto si ferma e quindi il sole poi non la scioglie, sì, quindi è una notizia sicuramente positiva. Anche perché la neve di gennaio si scioglie difficilmente, anche sì, se c'è il sole, perché le temperature rimangono l'unica cosa che rimane come possibilità è il fatto che questo vento crea degli accumuli e quindi ci possono essere dei fenomeni di sdravine e così via, perché chiaramente accumulandosi in una certa zona, però insomma poi saremo a vedere. L'importante è che abbia fatto, che almeno questo andato di maltempo abbia portato la neve nelle località dove insomma deve partire la stagione sciistica. Assolutamente. Complimenti per la Teramo Mare, Teramo Città alle 4, niente sale e niente spazza neve, ci dicono con questo messaggio. Teramo Città l'abbiamo vista dalle immagini di Pasquale Di Ferdinando alle 4 di questa mattina, infatti era completamente imbiancata, molto suggestiva ma completamente imbiancata. Ripetiamo, è una giornata di festa, dunque magari chi può e non ha la necessità di uscire per forza di casa con l'auto farebbe bene a restare in casa, o magari se abita vicino al centro storico uscire perché no a piedi, perché è molto bello camminare a piedi attrezzati ovviamente sulla neve. Assolutamente sì, ha fatto bene la Ruzzo ad avvisare di coprire i contatori, perché proprio questa caratteristica di vento gelido può gelare i contatori. Sì, perché abbiamo il sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi, che ci aggiorna sulla situazione. Buongiorno sindaco. Pronto, buongiorno a tutti. Allora sindaco, qual è la situazione Teramo capoluogo e frazioni? Il piano neve come sta andando e come state gestendo questa ondata di maltempo? Ma abbiamo girato tutta la notte fino alle prime ore di questa mattina, poi adesso abbiamo riniziato diciamo il giro. Comunque di neve non ce n'è tantissima, nelle parti alte si arriva a 15-20 centimetri, in città c'è molto meno, il rischio è il ghiaccio. Noi siamo ripartiti già stamattina con i mezzi spargisale, dalle 8 ci saranno delle squadre a piedi che diciamo andranno a pulire i ponti e a gettare ghiaccio sui ponti e su lunghe marciapiedi piedi principali, ma la situazione è sotto controllo, anche perché il fatto che oggi comunque è una giornata di festa e non ci sono tante macchine che vanno in giro. Di neve effettivamente non ce n'è tantissima, però il freddo è molto intenso, per cui il rischio principale è il ghiaccio. Bisogna muoversi soltanto se necessario, con auto, con mezzi, gomme termiche o catene a bordo, perché altrimenti poi si rischia davvero, perché ripeto, il problema principale è il ghiaccio. Una mezz'oretta fa ho fatto il report con le squadre che sono in giro, la situazione è questa: nessuna telefonata di richiesta di intervento al COC nella notte, che è restato aperto tutta la notte. Insomma, adesso poi vedremo la mattinata come si svolgerà. In questo momento sembra esserci una leggera tregua, vediamo. Sindaco, c'è, come lei ci ricordava, anche un numero d'emergenza per tutte le segnalazioni. Lei ci diceva, ed è una buona notizia, che non ci sono state segnalazioni. Vi aiuta, tra virgolette, anche il fatto che oggi è festa e dunque chi non ha davvero la necessità di uscire di casa può tranquillamente restare in casa in questa giornata di festa. Intanto sì, le manifestazioni sono state tutte annullate, quelle che erano in programma per oggi, rinviate. Ma sì, insomma, ieri sera in accordo anche con Grisù, l'associazione, con il comandante, abbiamo rinviato sia la manifestazione della Befana in piazza, sia le manifestazioni che abbiamo organizzato noi per la mattinata di oggi. Non ci sono le condizioni, insomma, perché i bimbi escano a festeggiare la Befana. Insomma, forse la Befana magari arriverà nelle nostre case. Sono state rinviate e vedremo oggi, fra oggi e domani, poi magari domenica potrebbe essere la giornata
giusto, diciamo, condizioni meteo permettendo. Sì, non, diciamo che, ripeto, criticità aiutate anche dal fatto che stamattina le persone che sono dovute uscire magari sono state poche, quelle che sono dovute andare al lavoro per necessità, però insomma problemi non ce ne sono, vediamo. Purtroppo le temperature nell'arco della giornata non si alzeranno e quindi il problema ghiaccio resta, ecco perché l'invito è a muoversi soltanto se strettamente necessario e con mezzi idonei, questo è fondamentale. Sì, sindaco, allora lei ci diceva poco fa che, se ho capito bene, perché la voce arrivava un pochettino vattata, che dalle 8 ci saranno anche degli operatori a piedi che andranno a spargere il sale sui punti strategici della città, tipo i ponti. Abbiamo organizzato delle squadre formate da due persone, grazie alla Teramo Ambiente e alla Protezione Civile e ai nostri operatori del comune. Inizieremo dai ponti e poi andremo a ripulire e a gettare il sale soprattutto nelle lunghe marciapiedi principali della città. Ora ovviamente non riusciremo a far tutto e per questo abbiamo chiesto anche aiuto ai cittadini che magari nell'arco della giornata possano pulire, diciamo, il tratto davanti alla propria abitazione. Noi diamo anche la disponibilità di sale per chi vuole dalla mattina di oggi andare presso il nostro centro lì nel largo Madonna delle Grazie dietro la chiesa per poter prendere del sale, quindi mettiamo a disposizione anche del sale in modo che anche i cittadini ci danno una mano. Però ecco, diciamo, il vento è il problema principale perché ci sono raffiche, a volte diventa molto forte, un vento freddissimo, gelidissimo che ghiaccia tutto, insomma il problema principale sarà questo, non tanto la neve, perché ripeto, di neve non è caduta tantissima. Nelle zone di Colle Parco, nelle zone più alte a Teramo, siamo intorno ai 15 centimetri, qualcosa in più, qualcosa in meno, così anche nelle frazioni. Viene dal mare e quindi diciamo che le zone interne la neve c'è, ma non tantissima. Però ecco, il ghiaccio è il nemico, tra l'altro quello anche più insidioso. Sì, sì, ci saranno delle squadre a piedi che abbiamo organizzato ieri, che alle 8 iniziano la loro attività. Abbiamo anche un mezzo nuovo che insomma, guidato a mano, che pulisce e getta il sale contemporaneamente, che abbiamo utilizzato già ieri e che riutilizzeremo stamattina. Un mezzo che si guida a piedi e che insomma, che ripeto, pulisce i marciapiedi e contemporaneamente getta il sale. Sindaco, lunedì si torna a scuola regolarmente oppure ci potrebbe essere il rischio che magari il ghiaccio duri anche fino a quella data? Vabbè, vediamo, in questo momento lunedì si torna a scuola, non ci sono, diciamo, dobbiamo comunque aspettare, cioè non è che oggi decidiamo per lunedì, abbiamo ancora due giorni, abbiamo ancora oggi e sabato, tutta la giornata di sabato per vedere e poi decidere. Insomma, è chiaro che se il ghiaccio dovesse persistere e la situazione meteo non migliora per quanto riguarda le temperature, il vento e la neve, ma la neve diciamo che dovrebbe finire tra la giornata, secondo le previsioni, tra la giornata di oggi, la nottata, al massimo la coda domattina, ma al massimo. E però vediamo le temperature, il ghiaccio e poi decidiamo. Però le scuole oggi, così insomma, non possiamo decidere, però non ci sono, oggi riaprono regolarmente, poi a meno che non ci siano, perché domenica poi ci dovrebbe essere una giornata di tregua, insomma, quindi riteniamo di poter ripristinare la normalità. Bene, sindaco, grazie per questo aggiornamento, buona giornata e soprattutto buon lavoro. Ci risentiremo magari per il telegiornale per ulteriori aggiornamenti che ci saranno nel corso della mattinata. Grazie al sindaco. Allora, abbiamo sentito, grazie, ci sono persone che fisicamente andranno a buttare il sale sui ponti. Diciamo, faccio mio l'appello al sindaco, qui bisogna un attimo corciarsi le maniche, nel senso che ognuno di noi davanti alla nostra proprietà, eccetera, insomma, diamo una pulita, diamoci da fare tutti quanti. Ma insomma, in passato si è sempre fatto, io vengo dalla montagna, sì, dove ognuno montagna, si apriva, sì, ma un po' di meno, dentro la cittadino, alla propria casa. Assolutamente sì, però cittadino terramano un po' più e soprattutto meno abituato alla neve, anche se negli ultimi anni il nevone lo fa più o meno sempre, magari dura due giorni, però. E ricordo la drammaticità del nevone appena fu eletto sindaco Gianni Chiodi, Sì, quel vero. Nevone proprio tremendo, è vero, che procurò tantissimi danni anche nella fascia costiera, nella zona di Pineto, la pineta di Pineto, cacofonica la frase, però ebbe un duro colpo, insomma. Quindi diciamo, questa neve qui, come diceva anche il sindaco, non,
È più il ghiaccio e la bufera, ecco. È gestibile, sì. Per fortuna, sì. Come vanno gestite le utenze degli appartamenti inagibili? Grazie, adesso quando compare Pasquale Di Ferdinando in televisione, giustamente anche la gente rivolge domande di carattere pratico, perché lui tutela i consumatori, e adesso in effetti c'è questa questione, perché molte case sono inagibili a causa del terremoto, e le utenze vengono staccate. Sì, noi abbiamo fatto anche un comunicato stampa da questo punto di vista. Allora, in pratica, per quanto riguarda alcune tipologie di utenze, tipo le Sky, utenze telefoniche, noi consigliamo appunto di disdire l'abbonamento per giusta causa, in quanto la casa non è disabitata. Se uno vuole conservare il numero, però attenzione, perché disdicendo uno perde il numero, invece può togliere tutti i servizi complementari, lasciare solo l'abbonamento, che è un costo chiaramente inferiore del fisso, e vedere. Se non si hanno problemi per quanto riguarda il numero, conviene disdire. Per quanto riguarda le altre utenze, conviene sicuramente chiudere i rubinetti, fare una fotografia alla cosa, e laddove è possibile, sulla base dell'operatore, chiedere anche la sospensione. Perché in alcuni casi, per esempio la ruzzola, non conviene, perché poi si deve ripagare di nuovo l'allaccio, però per altri casi, viene bloccato il contatore, quindi quando per il gas, si torna, per esempio, per il gas, sì, ci dicevano che viene bloccato, sì, in automatico, fare, proprio per... Beh, tecnicamente quando si è... Lo diceva il sindaco, sì, per evitare, almeno per le case inagibili, per evitare che qualcuno possa, in maniera da furbetto, magari pernottare nella roulotte e poi andare... No. A cucinare magari in casa, sì. Questa era una questione tecnica. Assolutamente sì, da sempre quando c'è l'ordinanza di cose, bisogna cessare le cose, ma dovrebbe farlo direttamente l'ufficio, sì. Ufficio comunale. Comunque, il consiglio è questo, perché poi con la sospensione diciamo delle fatturazioni non si rende conto che poi gli arriva il botto alla fine e deve pagare. Soprattutto, ecco, se, per quanto riguarda l'elettricità, a meno che se uno non c'è un decongelatore e così via, conviene proprio staccare il contatore. E si sta più tranquilli. Do un'altra nota di servizio, visto che parliamo di contatori, stanno arrivando le lettere della DUI Rete Gas, che è la rete che gestisce diciamo, i contatori e la distribuzione del gas, per il cambio dei contatori. Quindi verranno messi dei contatori di carattere elettronico, per cui non sarà più necessario dare lettura e passare per la lettura. Occhio, perché tutte le volte che viene un cambio di contatore, chissà perché ci sono delle fatture strane. Quindi noi consigliamo di fare una foto al contatore con un giornale, con un quotidiano, in modo che si dà data certa, e in modo che quando viene rimosso non... Se c'è il giornale con la data e a quella data c'era quel consumo lì, nessuno può metterlo in dubbio. Esatto. Allora, grazie a SuperG per l'informazione di servizio che state sviluppando, grazie a voi che cominciate a seguirci davvero con grandissimo affetto. Io dico sempre che la nostra forza sono i telespettatori, e noi cerchiamo di fare il nostro meglio quando possiamo. Stamattina confessiamo che il maltempo ha creato grandissimi disagi tecnici anche a noi, ma per fortuna siamo qui, e per fortuna riusciamo anche a darvi quelle informazioni di servizio che in giornate come quella di oggi sono utilissime, perché se ci si muove da casa sapendo che situazione si trova, è un vantaggio. Tra breve comunque vi daremo anche l'aggiornamento su quella che è la situazione nelle altre zone della provincia di Teramo. Abbiamo proprio in questo momento in collegamento telefonico il presidente della provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino. Buongiorno presidente. Buongiorno presidente. Buongiorno, buongiorno. Allora, la situazione sulla rete viaria, in particolare di tutta la provincia di Teramo, qual è? Come vi state muovendo con il piano neve? Ci stiamo muovendo bene, direi, perché il piano neve sta funzionando. In questo momento, prima mattina, ci sono in giro 61 mezzi, 13 sono di nostra proprietà e 48 di ditte private. Tra l'altro ne siamo perfettamente a conoscenza, perché ci appare sul nostro sistema di rilevamento qui la centrale. Sì, perché sono dotati anche di GPS, vero? Esattamente. Esattamente. Il grosso di questi mezzi in questo momento, la maggior parte sta circolando in montagna, dove naturalmente ha nevicato maggiormente, c'è un'opera di pulizia, e poi naturalmente anche quello dello spargimento di sale, di cui siamo
per fortuna, diciamo, anzi non per fortuna, per previdenza, dotati in abbondanza, tant'è che ieri lo abbiamo anche prestato a molti comuni. Presidente, dov'è la zona più disagiata in questo momento? L'unica segnalazione di questa notte ci è venuta in prossimità di Bisenti, tra Teramo e Bisenti, perché un mezzo si era, diciamo, si era sostanzialmente bloccato. Il problema più grosso, problemi grossi non ce ne sono, se non ovviamente legati al fatto che neviche, soprattutto che fa molto freddo e quindi ghiaccia la strada. A parte però questo, grossi problemi non ne abbiamo, naturalmente siamo più attenzionati in questo momento, la zona della montagna, perché ripeto, lì naturalmente dove ha nevicato in misura maggiore di neve ce n'è ben più che in altri posti, però diciamo abbiamo sotto controllo tutta la provincia. La strada dei Prati di Tivo? Sì. La strada dei Prati di Tivo è percorribile? La strada preventiva è percorribile, lo è da adesso, non so se hanno terminato, ma stanno sicuramente ripulendo. Avevamo soltanto un piccolo problema di avvio da parte della ditta privata, l'abbiamo risolto facendo restare, siccome la ditta che ha la zona di Prati di Tivo non è proprio di Prati di Tivo, abbiamo risolto concordando con la ditta che i propri autisti, ci sono tre pale che vanno in giro sulla strada di Prati di Tivo, che i propri autisti dormissero lì a Prati di Tivo. Sono stato io personalmente ieri e ho dato queste disposizioni insieme ai miei uffici. Dunque tutto sotto controllo, possiamo dire, Presidente? Diciamo che sotto controllo, naturalmente c'è la questione del delle strade che ghiacciano, certo, con queste temperature la situazione è quella, ma le nostre strade, abbiamo visto, sono abbastanza percorribili, anche se naturalmente anche io consiglio di stare a casa oggi, visto che è festa. Grazie Presidente, grazie, buona giornata e buon Prego. Lavoro anche a lei. Grazie buongiorno. A proposito di casa, una bella polenta con costatelle di maiale o salsicce. Mi stavo preoccupando che ancora non entravi nell'aspetto culinario della situazione. Sì, oggi davvero il piatto forte della giornata potrebbe, anche se la polenta non è, tu che sei uno non legato nostra, alle tradizioni locali. Infatti adesso vado su quelle nostre. La polenta però ci sta bene oggi, diciamo, sta anche benissimo, se non è con peperoncino, chiaramente. Esatto, ovviamente. Oppure belli fustrascinite con peperoncino e accompagnati con sardelle fritte, peperoni fritti o una salsiccetta. Pasqua, io che mi sono svegliata alle 5, cioè, a quest'ora. Esatto. Già per me è ora di polenta con la salsiccia. Poi ricordava Simona Conte, che salutiamo, un'usanza, ieri mi ha fatto proprio un flash di quando ero piccolo, che era delle nostre mamme, e quando nevicava prendevano i primi strati, quelli di neve superiori, mettevano degli sciroppi, la marena, qualcosa di dolce, rozzata, e ce li davano, una specie di granita. Sì, quando la neve era pulita, io ho visto una neve bianchissima in montagna, in città forse non è proprio, almeno no, all'epoca, cioè, anche se parliamo di qualche anno fa, con il fatto che non vanno in giro le auto, certo, quasi per niente, visto che è festa, magari anche la neve in città, quella dove no, è rimasta bianca e dove non è passato nessuno, potrebbe essere una neve pulita. Assolutamente sì. Non credo che sia una neve sporca. Sì, poi un'altra cosa che io faccio sempre, ricordiamoci degli animali selvatici che in questo momento soffrono con la neve perché non trovano mangiare, per cui mettiamo un pezzo di frutta, un po' di briciole, meglio di pane tostato piuttosto che pane che può lievitare, e facciamo superare anche a loro questo momento di freddo, perché anche loro hanno questo tipo di problema. Anche perché con il grande freddo, non tanto con la neve, molti animali rischiano anche la vita se non riescono a mangiare e a ripararsi. Certo, perché il diciamo mangiare significa assumere calorie, e le calorie poi bruciano e producono calore. Io invito anche le persone che hanno, tu sai che sono un'appassionata di animali in generale, i cani in particolare, che hanno magari i cani fuori casa, certo, normalmente in questi giorni di tenerli in casa, perché purtroppo fa freddo per noi, fa freddo anche per i nostri animali domestici, per cui se riusciamo a tenerli in casa in questi 2 o 3 giorni di gelo, forse è meglio, o no?
Sì, assolutamente. Stavo pensando che quest'anno io ho fatto una mangiatoia tecnologica, grazie a una serie di amici con competenze laser, falegnami e così via. Ho fatto una, peccato che non ho dietro la foto, perché ho creato proprio una mangiatoia appunto per gli uccelli d'inverno, che è fatta Ma proprio, l'hai messa al balcone di casa? no, no, sul giardino. Giardino. È fatta proprio con i criteri tecnologici più avanzati. E saluto a tal proposito Donatella Policleti, che da questo punto di vista è sempre impegnata in prima fila del WWF, no? Per quanto riguarda gli animali selvatici. E oggi la giornata come la passerai? Oggi è la giornata, appunto, ieri ho fatto già questa fustrascinita con le cose. Oggi Si cucina. Oggi è la giornata dei ravioli, però. era già programmato Sì. ravioli, che tra l'altro la tradizione Si terramano, fanno, sì. sono quelli dolci, no? Sì. Nella mia tradizione No, no, lo sai, rosso, quella montana. terramana, dolci con cannella e anche, no, era prevista una polentata oggi, quindi polentate con L'ho capito perché hai tirato salsicce. fuori la polenta subito, appena hai parlato di pranzo. No, perché ci sta, col freddo ci Sì. sta la polenta, Polenta un diciamolo. po' più dura oppure più morbida, come che usanza hai? Beh, io no, forse una via di mezzo, non la preferisco né, anche se poi diciamo sono abituato, perché la prendo quella già dura che si taglia e si mette sulla griglia, e, insomma, Quella proprio tipica quello del ca nord, esatto, quella proprio tipica del quella nord. cicanta. Io vorrei far rivedere, se possibile, perché davvero sei stato molto bravo. Complimenti, delle immagini molto belle scattate durante la notte a Teramo. Come vedete, una città imbiancata con scarsi 20 centimetri di neve, almeno questo alle 4 di questa mattina. Adesso probabilmente sta ancora nevicando. Purtroppo, attenzione perché sta nevicando a vento, il vento è freddo, le strade sono ghiacciate. Insomma, godetevi questa giornata di festa se è possibile a casa o magari se la situazione meteo cambia, farsi una bella passeggiata sulla neve. Queste le foto notturne di questa notte dalle 4 alle 6, scattate da Pasquale Di Ferdinando, quando la situazione ancora non andava avanti, perché al momento non trovate questa situazione, ma trovate più neve. Più neve e soprattutto, così come diciamo, è stato un po' da tutti quanti i collegamenti evidenziato, c'è questo vento forte, quindi questa bufera, diciamo così, di acqua, di neve ghiacciata, insomma, ecco, che crea quindi accumulo e può dare. È obbligatorio disdire le No. utenze, grazie. Questo abbiamo capito che è un argomento giustamente e ovviamente molto sentito, perché purtroppo sono tantissimi gli sfollati a Teramo. Sì, no, non è obbligatorio disdirle, anche perché molte volte, ripeto, può darsi che uno abbia un congelatore o anche la stessa acqua, per i lavori di ristrutturazione poi serve, quindi diciamo, non c'è un obbligo. L'obbligo era appunto quello, in caso in cui la casa viene resa inagibile, di la disposizione da parte dell'ordinanza può prevedere in modo particolare per quanto riguarda il gas la chiusura, perché per un problema di sicurezza. Ci sono le persone che si sono rivolte all'associazione Robin Hood, persone sfollate, per avere informazioni più dettagliate su queste cose, oppure fisicamente ancora non vengono da voi? Sono No, venute. È stato un abbiamo periodo di duro dato, lavoro. abbiamo riempito centinaia e centinaia di moduli, perché poche persone sapevano che bisognava riempire per avere poi il sopralluogo, riempire il modulo da presentare al COC. Sì, anche per questa informazione sulle utenze, in modo particolare rileviamo con una certa disagio che le società, le compagnie telefoniche, che ci sia stato o meno il terremoto, non se ne possono interessare di meno. Ed è Stavo per grave, usare un lo termine so, di prima mattina non un po' si. più Però pesante, hai reso l'idea. e quindi applicano le cose, applicano le penali. Se applicano le penali siamo a disposizione per farle togliere subito, chiaramente, perché non lo possono fare, insomma, è veramente vergognoso, insomma, che si approfitti di una situazione come quella del terremoto, insomma. Allora, prima di salutarci, un piccolo punto della situazione. Da quello che abbiamo ascoltato dagli amministratori, dal Presidente della Provincia, dal Sindaco di Teramo, da Pasquale Di Ferdinando, che è testimone oculare della situazione e ce lo ha fatto vedere anche con le foto, la situazione al momento non è critica, anche se le strade
anche a Teramo capoluogo sono imbiancate, un po' meno neve verso la costa e verso la Val Vibrata, un po' più neve ovviamente nell'entroterra, ma da quello che ci hanno detto il presidente e il sindaco la situazione è sotto controllo, ci sono tanti mezzi sia della provincia che del comune di Teramo sul territorio, mezzi spazzaneve e anche mezzi spargisale, perché adesso la situazione più complicata è legata al ghiaccio, certo, presente sulle strade. Avete sentito che sia la provincia che il comune di Teramo stanno spargendo il sale sulle strade. A Teramo città ci saranno anche dei mezzi particolari, come ci ha spiegato il sindaco, anche delle persone che fisicamente poi andranno a spargere il sale nelle zone più sensibili, come ad esempio i ponti, e proprio in questo momento alle 8 inizia proprio il lavoro di spargimento sale in città. È una giornata di festa, se si deve uscire per forza lo si deve fare con mezzi con gomme adatte alla neve, oppure con catene, oppure ci possiamo godere questa giornata di festa restando a casa a mangiare la polenta con le salsicce o quello che volete, oppure magari approfittare per fare una bella passeggiata. Vediamo i bambini che sono i più felici, immagino, di questa nevica. Io mi sento molto bambino. Ma ci sentiamo quando c'è la neve e si può tranquillamente uscire a spasso, ci sentiamo tutti i bambini. La neve crea i disagi quando bisogna muoversi per forza per lavoro, e magari, certo, molti, e qui torniamo anche ai problemi economici, alla crisi, cioè molta gente non è riuscita neanche a poter attrezzare l'auto e magari non ci si può muovere facilmente, ma non per mancanza di volontà, ma anche per mancanza di possibilità. Per cui la neve, per fortuna, quest'anno è arrivata nel momento, se vogliamo dirla così, nel momento migliore, dove crea meno disagi. Ovviamente un pensiero ai terremotati, perché questa è una neve che sta, questa perturbazione sta colpendo tutte le regioni già colpite duramente dal terremoto. Anche qui da noi in provincia di Teramo ci sono tantissimi sfollati, e dunque la neve crea ulteriori disagi, soprattutto il freddo per quelle persone, insomma, che non hanno ancora una nuova collocazione, una nuova abitazione. Però cerchiamo, è la natura, cerchiamo di prenderla con filosofia e magari, ripeto, godiamoci questa giornata, anche se continuerà, secondo le previsioni, a nevicare tutto il giorno, purtroppo anche con vento freddo, e le strade continueranno a ghiacciare. Questa è la situazione al momento, ma durerà per tutta la giornata e anche per metà della giornata di domani. Poi domenica, con il bel tempo, magari andiamo tutti a sciare. Infatti l'allerta parlava di 24-36 ore, sì, no? La prima allerta meteo è stata data, quindi ci siamo. Per domani dovrebbe tornare la normalità. Però ripetiamo, ghiaccio, attenzione. Quindi. Anche con le scarpe adatte, uscite di casa, perché si scivola con il ghiaccio. Hai guardato i miei scarponi? Sì, ho guardato i tuoi scarponi. Io stamattina ho messo uno scarponcino, ma una scarpa civile da televisione, certo, ma credo che dovrò attrezzarmi per uscire. Detto che sono in civile. No. Ci mancherebbe, una montanara può dare dell'incivile ad uno scarponcino. Noi ci viviamo 6 mesi all'anno sugli scarponcini in montagna. Mi piace molto scherzare con te, quindi. Lo so. Allora, io ringrazio davvero di cuore Pasquale Di Ferdinando, che lo abbiamo catturato direttamente dal suo giro notturno a Teramo. Lo ringraziamo per averci portato anche la documentazione fotografica di quella che è la situazione, di quella che era questa notte la situazione a Teramo capoluogo. State attenti, ovviamente. Grazie Pasquale, buona giornata e spero di rivederti presto. Buona giornata anche a te, Dorothy. Ci sentiamo. Ci sentiamo presto. Grazie anche a voi per l'attenzione. Buona, un saluto ai telespettatori, ovviamente. Buona giornata di festa a tutti voi, e magari, perché no, come dicevamo, oggi questa giornata di neve cerchiamo di godercela nel migliore dei modi, visto che è una giornata di festa. Grazie ancora per l'attenzione, arrivederci.